Si sta svuotando lentamente l'aula C del Palazzo di Giustizia di Vicenza, dove è stata appena pronunciata la sentenza per il crack della Popolare, 4 condanne e 2 assoluzioni. Complessivamente questa è la decisione della Corte che ha condannato a 6 anni e 6 mesi Zonin, una notizia che ovviamente tutti si stavano aspettando. Qui c'erano molte parti civili presenti, anche per loro la Corte ha disposto un risarcimento, anche se parziale. Per ora da parte delle parti civili la notizia è stata accolta con soddisfazione, mentre le difese hanno già annunciato ricorso. Riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, condanna Giustini Emanuele alla pena di anni 6 mesi 3 di reclusione, Marin Paolo Piazzetta Andrea alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno, Zonin Giovanni alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione. Dispone nei confronti degli imputati la confisca per il valore equivalente alla somma di euro 963 milioni. Assolve Pellegrini Massimiliano e Zigliotto Giuseppe dai reati loro ascritti, perché il fatto non costituisce reato. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Giustino Emanuele, Marin Paolo, Piazzetta Andrea, Zonin Giovanni in relazione al capo A1, limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27 di aprile 2013, perché estinte per maturata prescrizione. Ricorrerà in appello? Sì, leggeremo, aspettiamo le motivazioni, le leggiamo e poi faremo l'appello. L'appello. Come giudica invece per il momento quello che è emerso da questa sentenza? Non giudico nulla, ho sentito un dispositivo, i dispositivi si rispettano, attenderò con molto interesse le motivazioni e poi procederemo come da codice. Giustizia è fatta, abbiamo chiesto questo a forte parole al Tribunale, il Tribunale dopo 2 anni di lavoro è arrivato a questa conclusione, indubbiamente, dove ha affermato l'assoluta sussistenza di questi illeciti. Sappiamo che ci sarà un futuro processo anche per la bancarotta della società. Abbiamo preso informazione, diciamo, della correttezza del Tribunale, del lavoro del Tribunale che si è impegnato anche per le parti civili, disponendo risarcimenti del danno in maniera proporzionale e trasmettendo per la quantificazione. Le parti avevano detto che non c'era la prova regina, evidentemente la Corte ha deciso diversamente. La Corte ha ritenuto invece, per un verso, la correttezza della contestazione del delitto di aggiotaggio, per altro verso ha riconosciuto la legittimazione delle parti civili e il ristoro. E la giornata di oggi è una giornata storica per tutti noi, che non renderà sicuramente giustizia fino in fondo, perché delle persone si sono ammalate, altre persone non ci sono più, altre non vedranno neppure l'inizio degli indennizzi, però si va avanti e già il fatto di essere arrivati a 6 anni e 6 mesi è qualcosa. La prima impressione è tanto positiva, che qualcosa si è mosso e hanno dato una condanna quando mai succedeva queste cose, finalmente, e speriamo che Si continui su questa strada per il futuro. Signora Sonia, ieri ci ha detto che si aspettava una condanna, oggi cosa pensa di questa sentenza? Una sentenza che finalmente mette la parola fine al discorso risparmiatori uguale speculatori. Finalmente ci hanno detto tutti, adesso anche il Tribunale, non siamo noi gli speculatori, noi siamo le vittime.